Ok, buonasera, buon pomeriggio a tutti, benvenuti qui su Need for Beer and Jockey Racing. Sono in compagnia, come al solito, di Mauro. Ciao, ciao a tutti, benvenuti. E siamo qui al circuito Gilles Villeneuve per la quarta tappa del campionato DTM, del campionato Worldwide, un campionato mondiale in chiave tedesca. Buonasera, buon pomeriggio a E tutti, dunque adesso tra benvenuti. poco si partirà con la gara e adesso vediamo un attimino intanto qualche immagine e diciamo qualcosa su questa pista che è stata inaugurata nel 1978, lunga 4,361 metri per l'esattezza e composta da 14 curve. Abbiamo due zone di arresto, giusto? Esattamente, so qualche, stiamo vedendo un bellissimo circuito praticamente immerso nell'acqua, in mezzo ai laghi praticamente. È un po' umido, comunque vediamo che ci sono appunto la zona di RS, quella lunga che è dal tornantino, praticamente niente, vi sparite l'immagine, comunque. È quella che c'è. Sì, dal tornantino tutto lungo rettilineo, anche la esce quella del Muro dei Campioni e fino a dopo il traguardo, diciamo. Sì, quindi dopo il tornantino al lunghissimo rettilineo Esatto. e poi l'altra zona, quella dove c'è il traguardo, appunto. Adesso diamo un attimino con la nostra sigla e ci vediamo subito dopo qui in pista. Eccoci qui di nuovo, io e Mauro in diretta dal Canada, da Montreal. Esatto. Scendiamo subito in pista. Siamo qui pronti, siamo in attesa che tutto cominci. Le macchine adesso sono ferme in attesa, per cui facciamo vedere un attimino la classifica al terzo round e vediamo un attimino come punteggio, come siamo messi. Vediamo che al primo posto abbiamo Mauro Gerosa con 59 punti, seguito da Marino Fabbri con 42. Terza posizione per Andrea Colnaghi con 38 punti, a pari punti Massimo Mazzacurati, 38 punti anche lui. Mirko Cadoni 33, Davide De Maggio 31, Ugo La Sala 29, Filippo Libera 18, Alessio Di Franco 12, Carmine Vibora di Gioia 10 punti, Davis Petrone 5, De Riblo Christian 4, Frankland 4, Federico Mastrosa ancora 0 punti, Damon Rudy 0 e Luigi Brera altri 0 punti.
Spostiamoci adesso in pista, stiamo qui e siamo in attesa della partenza. Cosa possiamo dire su questo circuito, Mauro? Tanti tanti muri, tanti tanti muri, con uno dei muri più famosi del mondo, appunto il Muro dei Campioni, The Wall of Champions. Ancora qualche secondo. Mi dicono che ti si sente bassissimo, Mauro. Prova a parlare, vediamo un po' di alzare il volume. Sente, però mi sa che non ti si sente ancora. Prova sempre a parlare, Mauro. Secondi e 6 su Mirko Cadone, che nel frattempo è passato in terza posizione. Chiediamo scusate intanto per questi problemi tecnici.
Bellissimo quello sala, riconoscibilissimo con la sua livrea viola della piovra. È sudata con dietro di Franco. Ok, torniamo a essere sempre geloso a condurre. Geloso, sì. Mi senti adesso? Adesso chi si sente a te? Probabilmente non si sente a te. Sì, ti si sente bene. Sì. Allora... Geloso continua a guadagnare intanto, questi inconvenienti che spesso ci accompagnano, tornando alla questa gara che ha ancora tanto da dire. Nel frattempo che abbiamo Geloso è davanti a più di 3 secondi, dietro c'è Colnaghi. E subito dietro con Naghi c'è Cadoni che sembra tenere il ritmo. Cadoni e... inquadrato adesso dalla regia. Sì, sì. Sembra riuscire a tenere il ritmo, sì. E per adesso sembra che ci si stia tenendo tutto abbastanza alla larga, dal muro. Sì. Andiamo subito dietro Ugo La Sala. E vediamo Federico Mastrolosa che grande prestazione per lui stavolta, attaccato di Franco. Adesso di Franco che si fa vedere, vediamo se continua, non riesce a portare a compimento il sorpasso, traversone per che manovra quella di Mastrolosa. Che numero. Ma mi sa che Mastrolosa che ha sorpassato di Franco, adesso non ho visto se magari ha sbagliato è di vero, Franco. È vero. Sì. Però era dietro. Sì. Contatto, un contatto, sì, leggero contatto. Ci sono queste macchine che sono già belle rigate, ricordiamo che ci sono parecchi muri come si può vedere, come si può appunto vedere, per cui sarà molto dura. È andato fuori di Franco, l'ho visto scomporsi in una nuvola di terra. Mastro Rosa ha preso anche margine su di Franco. È la sua gara, si vede questa, la sua gara. Speriamo di non gufarlo, poverino. Tanto davanti c'è ancora Geloso in testa, ormai a 4 secondi qui su col Naghi. E Cadoni resta sempre lì, stesso distacco, quel secondino giusto, si vede, per avere il DRS. La
davvero, davvero. Speriamo che arrivi fino in fondo, viste le ultime esperienze, viste gli ultimi episodi. Sta guidando bene, sembra bello pulito, mostro rosa. Speriamo in una sua rivincita, dai. Intanto Di Franco arranca un pochino, Non so se magari era uno dei piloti coinvolti all'inizio, magari ha qualche danno sulla sua vettura. Allora, mi stanno dicendo che all'inizio i coinvolti erano Brera e praticamente sì. Ha toccato Carmine Vipera di Gioia, che a sua volta poi ha toccato Davide Di Maggio. Ah, ho sbagliato adesso, scusa se ti interrompo, Mastro Rosa ha sbagliato e Di Franco sorpassa. Hai fatto benissimo e ne approfitta l'S Di Franco con la sua bici. Sì. Bella, bellissimo duello questo tra i due piloti a casa Milford. Intanto dietro sembra che Marino stia guadagnando qualcosa su questi due qua davanti. È partito molto bene. No? Gnoccata e graffiata. Allora non era Marino, era Massimo Mazzacurati che ho visto. Dietro di lui l'ultimo e sta cercando di rimontare dopo l'incidente successo all'inizio. Dell'incidente iniziale. Sì. Di Gerosa, sì. Sì, continua a guadagnare qualcosina, ma non tanto però come all'inizio. Abbastanza tampinato da Mirko. Sì, anche lui è Mirko, vediamo che è uno scatto ultimi due. Esatto, sempre per via di contatti e così. Sì. Sì, anche lui è stato vittima di contatti. Esatto. Se riesco a dare un po' di volume perché non ti si sente ancora te, no? Si sente molto basso. Ditemi un po' se vado meglio. Guardiamo se ha il DRS, no, non riesce a prendere il DRS Cadoni su Colnaghi. Perché non riesce mai a essere sotto il secondo e quindi non riesce a sfruttare il DRS. Sì. Qui comincia la seconda zona DRS. Esatto. Dopo sì. Questo tornante vediamo che però c'è troppa distanza tra i due e quindi niente DRS per Cadoni. Sì, e dopo il DRS continua anche dopo questa S, diciamo. Vediamo se sono più intanto al muro dei campioni. Quel muro lì nella Formula 1 deve essere praticamente sfiorato. Sì, sfiorato, sì. Inquadrato adesso Ugo con la sala, la sua caratteristica livrea viola. In solitaria la sala. Ha sbagliato qualcosa Di Franco e Mastro Rosa perché erano vicini adesso. Prima sì. Ma sono ancora vicini loro due.
vediamo che c'è sempre Mastro Roda che è incollato Alessandro Franco, perlomeno non vuole lasciarselo scappare. Esatto. E, oh, chi è che ha sbagliato là davanti? Che è successo? Che è successo? Davanti? Ho visto una macchina girata. Ah sì, no, non so. Boh. Forse era Brera allora. Intanto adesso Marino Fabbri deve recuperare. Facendo un sacco di errori, ne ha tantissimo perché sta facendo segnare degli ottimi tempi, ma sta sbagliando un sacco. È una pista che probabilmente non riesce a concentrarsi probabilmente su. Sì, non riesce a essere costante, sì, più che altro. Sì. Ci sono già allungati parecchi distacchi. Sì, si stanno già allungati, sì. Saranno un po' con Naghi e Cadoni che sono sempre abbastanza vicini. Sì. Nel frattempo Mastro Rosa adesso è penultimo, cos'è successo qua? Ah. Addirittura penultimo, ha fatto, non era inquadrato. È un errore, o qualcosa, è sicuro. Mannaggia, stavo facendo un'ottima... Perché sembra la macchina ancora più segnata di prima. Sì, era un'ottima prestazione, peccato. Esatto. Esatto, esatto. Intanto Gerosa sempre davanti, a 6 secondi, sì. Il vantaggio. Sei secondi per lui di distacco su Andrea Colnaghi. Sì. Anche Colnaghi sta facendo un'ottima prestazione. Sì, anche Cadoni, esatto, sì. Si è inquadrato proprio Cadoni. Sì. All'ultima chicane. Vediamo. Come si alza la macchina a prendere, sì, il cordolo lì. Vediamo che tutti questi qui davanti riescono a stare belli lontani dal muro, e però hanno trovato un ottimo compromesso con le traiettorie, infatti stanno facendo segnare degli ottimi tempi. E dopo anche magari, essendo il fatto che sono davanti, inutile anche andare a rischiare più di tanto, secondo me, per guadagnare col decimo. Sì, esatto, adesso devono gestirla, esatto, con il loro ritmo, che comunque è un gran bel ritmo. Sì, sono molto veloci. Quindi una Mercedes al primo posto e due Audi. E due Audi all'inseguimento. E al quarto posto abbiamo una BMW. Quindi i tre marchi sono tutte nelle prime quattro posizioni. La prima BMW è quella di Ugo Sala. Ugo Sala che è anche lui adesso abbastanza tranquillo dagli inseguitori, a una decina di secondi, quindi diciamo che nello specchietto si riesce, esatto, si è più tranquilli. Magari diventa un po' più noioso perché guarda la gara, ovviamente. Sì, quello sì, ma il trittico di Franco Mazzacurati e Fabri come va? Torniamo a vedere. I distacchi mi sembrano vicinissimi. Sono lì tutti e tre attaccati, infatti. Infatti. Sono proprio qui da vedere con Alessio Di Franco che arriva un po' là. Ah, sbaglia. Fa arrivare larghi, tutti si toccano, sportellate amiche queste. Sono. Sì, come per dirgli io, anche qua all'interno ci sono io. Sì. Sono tutti e tre vicinissimi. E Marino Fabbri che sta effettuando una rimonta con tanto di DRS, si porta all'interno di Alessio Di Franco. Sorpasso, grande sorpasso, grande sorpasso, bello. Massimo Mazzacurati sfiora il muro dei campioni ed eccoli qua tutti e tre. Sta vedere Marino all'interno, passa e contatto, tutte e due si girano e vanno per campi, e Alessio Di Franco che ne approfitta. Esatto, ci starà pregando le mani. Sì, passa indenne e
e si frega una bella quinta posizione, bello tranquillo adesso, senza più nessuno a dargli fastidio. Vediamo adesso Fabio in pista, Mazzacurati, e Mazzacurati è andato, si è ritirato Mazzacurati. Mi sa che si è ritirato, sì. Che peccato, come mai? Solo per questo contatto, mannaggia, dai. Nel frattempo anche di un'altra scorsa sulla rimonta, si può continuare da ultimo, dai, si ritrova in settima posizione adesso. E chissà se Alessio Di Franco è a 11 secondi, né, da Ugo La Sala, chissà se potrà tentare anche lui una rimonta. Bisogna vedere in base al ritmo che riesce ad avere uno. Vediamo che adesso Fabri ritorna all'attacco. Ritorna su, adesso vicinissimo su Davis, l'avrà già superato penso 5-6 volte. Un compagno di sorpasso, dai. Fanno compagnia. Esatto. Molto più cucito Davis. Siamo qua, la curva del fattaccio per Fabri. Davanti a loro Di Maggio che arriva largo. Ha fatto una scodata, però è riuscito a tenerla. Sul dietro retrovisore stanno arrivando su veloce con i due dietro, però sì. Sembra non averne, quindi probabilmente lo raggiungeranno entrambi, comunque perlomeno Marino sta arrivando. Esatto, il Marino ha superato Davis adesso. È vero. È meglio piuttosto aspettare un punto più sicuro per un sorpasso, e ma almeno sei sicuro di non buttare via la gara, ecco. Tempo davanti, teniamo sotto controllo i tempi, anche lì dietro Andrea Colnaghi. Se vediamo i tempi che cominciamo a sospettirci, cambiamo, però stiamo qua un attimino che sono. Vicini, esatto. Sembra averne di più Fabri, eh? Sì, decisamente. Sì. Esatto, riesce a rimanere bello stretto. Perde un po' il posteriore De Maggio. Deve chiudergli la strada. Adesso stai dietro un po'. esatto. Se guardiamo cosa ci inventerà Marino. Però qua abbiamo uscito molto veloce, molto attaccato. All'interno si fa vedere e passa proprio tranquillamente. Ha staccato 20 metri dopo, però a più velocità in uscita De Maggio. Sotto è uscito più veloce perché comunque ha dovuto stringere molto la traiettoria Marino, per cui ha curvato molto più lentamente. Cosa succede lì dietro? È arrivato senza frenare praticamente Petrone. Un missile terra-aria proprio. E è stato praticamente scaraventato. Lì ha perso proprio il punto di frenata. Ha perso tutto. Sì, ho perso il punto di frenata. Per la seconda volta viene. Per una volta che non parte dai pit. Sì, è famosissimo per non partire dalla posizione. Gli piacciono le rimonte, molto probabilmente. Vediamo che sta andando ai pit, molto probabilmente. Ha subito danni. Saremo anche all'incirca sulla metà gara, quasi, no? Sì, siamo. Quindi è andata anche. È andata anche abbastanza bene, diciamo, dai. Come?
è andata abbastanza bene a De Maggio, che essendo vicino sì, esatto, è potuto rientrare, vediamo, magari ne approfitterà per fare il suo unico pit. Ricordiamo che c'è l'obbligo almeno di una sosta, cambio gomme o benzina o entrambi. Esatto. Lewis è sempre in gara, nonostante questa azione kamikaze, sicuramente non per colpa sua. se non è facile, male anche che tocchi l'erba, perché lì ti allarghi per cercare di arrotondare il più possibile. Perché se tocchi l'erba sei morto. Torniamo davanti, adesso andiamo a vedere quei due che si dicono. Cadoni resta sempre lì a Colnaghi, sempre concentratissimi i due piloti. Anzi, forse più vicino, sì. Adesso anche il DRS allora da poter sfruttare. Adesso si avrà il DRS, Cadoni, vediamo un po'. Straguidando col sorrisone. Tanto per doppiare, credo che Maggio che sarà già uscito quindi dai box, l'ho visto lì davanti. Guardiamo adesso se riesce a sfruttare l'occasione. Cadoni con DRS. Adesso c'è il rettilineo lungo. Mi sembra uscito anche bene Cadoni. Mi sembra usare. Ah, qua adesso avete visto l'alettone. Però non sfrutta la scia. Quello che vuole maturarlo. Dopo la S e già la DRS probabilmente frenando l'alettone si ritorna. Esatto, sì. Però è ancora aperto questo, secondo me. E infatti. Esatto. Sì, quindi anche frenando dopo forse non può. E vedi, lo devi rischiacciare, sì. Se rischiacci il comando, lui si riapre. Tutto, anche fino a dopo la chicane del muro dei campioni, ancora zona DRS. Questa qui, esatto. Lampeggiando, la stanno lampeggiando a De Maggio per dirgli. Forzati che arriviamo noi. E vediamo che li fa sfilare tutti e due. Ha capito che aria di guerra tra i due. Esatto. Non siamo passati comodamente. Adesso vediamo che stanno per doppiare Brera. 1,77. Anche qui ottimamente doppiato. Ci sono vicinissimi. Vediamo che risolvono per tutto su Brera. Ha preso un po' di respiro con Nagy. Appena, perché sempre più. Sì, un po'. Ci guardiamo qua se il DRS gli dà una mano a Cadoni. Adesso come distacco c'è più di un secondo, per cui niente DRS. Ma bisogna vedere però. Al detection point il distacco, esatto. Secondo me ce l'ha ancora il DRS. Sì, ce l'ha ancora. Sì, vedi che era aperto. Curva molto difficile questo qua, quindi bello aspetto perché si rischia molto di sottosterzare. Sì. Quarta tappa del campionato DTM, la prossima è tra due lunedì, e con l'ultima tappa ci si vedrà in Giappone, appunto al Fuji. Anche questa è una zona DRS, scusate. Ok, anche questa zona DRS. Sì. Bella la guida, pulitissima di tutti e due, una guida molto simile direi. Sì, è vero, puliti e veloci. Intanto compaiono cose che non devono comparire. Andrea Colnaghi, non voglio accettare con lui, non voglio disturbare. Esatto.
Dietro di loro intanto sempre quarto, Ugo La Sala, un bel distacco. Sì, lì tranquillo, lui ha preso il suo vantaggio e sta amministrando il suo vantaggio e basta. Andiamo a punti. Punti preziosi. Andiamo a vedere anche Alessio Di Franco, sempre anche lui in solitaria adesso. E ha di nuovo dentro Marino Fabbri, chissà se riuscirà a farsi vedere di nuovo, perché è lì a 6 secondi e col ritmo regolato che fino adesso ha avuto, dobbiamo spuntare adesso dietro. Eccolo qui. L'Audi con la sua BMW, scusate, bella malconcia. Ma Cadoni ai box, mi sa. Però lo vede là davanti, sì, Fabbri, lo vede. Nel tempo Gerosa è sempre più in solito. Sempre davanti, sì. Appena abbiamo visto che ha appena effettuato doppiaggio su Carmine. E... facciamo un onboard magari così. Vediamo un po' anche quello che vedono i piloti. Andiamo a farci un giro con lui e vediamo di carpire un po' qualche segreto, qualche... vediamo un po' come affronta questo circuito, un po' il suo stile. Qui la famosissima curva dove Vettel l'anno scorso è uscito e rientrato. Ah sì sì, è vero. Con Hamilton, quel pezzo di erba dove ha preso il famoso. Che pur vincendo lo ha fatto arrivare in seconda posizione. Esatto, esatto. È parecchia storia. Con la Mercedes. Le fiamme sulla lettona di Gerosa. Proprio della scorso del 9 giugno. Le fiamme. Anche le birre. Livrea ufficiale della comunità di Forbia. Pelo il muretto. Ufficiale con le birre che fanno cin cin. Non è male come livrea, dai, sarebbe da forse smorzare un po' quel verde lì. Un pochino, che dopo un po' va visto con gli occhiali da solo. Esatto. Fiammate. Ai box, sì. Nel frattempo Ugo La Sala si prende la terza posizione. Vediamo che in questo momento però uscirà col Nagy. Magari riesce anche a prendere la seconda posizione. No, è già uscito col Nagy, è già uscito. Sì, è già uscito. E Cadone adesso è qui. Però vabbè, La Sala dovrà fare ancora il pit stop, penso. Sì. Ma come mai così è tardato Cadoni? Infatti come se fosse successo qualcosa, fatto sì. Sicuramente anche lui, però con Nagy secondo. Sì, però erano attaccati. Sì, qualcosa sarà successo sicuramente. Se ci trova dietro a Di Franco Cadoni. O un drive through male possibile. Ce ne sono esatto.
non ci siamo voluti fare l'onboard con De Rosa e ce lo siamo persi. E ce lo siamo persi. Vabbè, adesso quello sale virtualmente sul podio, in questa posizione. Esatto. Vediamo se adesso farà il pit o prosegue. Guardiamo, guardiamo, no? Prosegue, prosegue. Prosegue, nel frattempo Marino Fabbriche era l'inseguimento della City Franco, adesso invece è dietro anche a Mirko Cadoni. Deve essere proprio successo qualcosa, Cadoni. Eh sì, perché ha preso troppo. E Marino rientra a fare la sua sosta. Esatto, vai Pete. Carmine inquadrato. Ma dei primi tre, in poche parole, l'unico che ha fatto il pit è Colnaghi, perché né Gerosa né la Sala ci sono fermati. Sì, esattamente. Per il pit. Di Giove intanto risalito in settima posizione, De Maggio gara sotto sta tono, tentando il recupero, sì. Stava tentando il recupero, ma poi è stato sbattuto di nuovo nuovamente fuori. E dopo, sai, magari ti spazientisci anche per la concentrazione, è dura dopo. Dietro di lui Davis di nuovo. Si sono rincontrati dopo il fattaccio. Mastro Rosa è molto indietro, però non riesce più a recuperare. Infatti sì, peccato per l'ultimo adesso Mastro Rosa. Peccato che stava facendo un'ottima prima parte di gara. Vero, vero, era competitivo, sì. Però dai, speriamo che almeno arrivi alla conclusione. Adesso così sono veramente pochi punti in questa posizione. È ancora zero. Spero di non avergliela tirata io quando ho detto che era la sua gara questa. Gerosa, bisogna vedere se si fermerà, se si fermerà a fare il pit, però vabbè, comunque un buon, no, continua ancora, continua ancora. Sono macchine molto rigide, Colnaghi sempre secondo, oramai però è dietro bello distaccato, sono ormai 37 secondi che lo separano da Gerosa. Esatto. Dopo Cadoni, Cadoni ha passato la Sala, sì. Aspetta, Ugo la Sala probabilmente allora si è fermato? Ah, ha fatto il pit allora Ugo. Può darsi, può darsi. Sì, eh. Si sono rimessi come erano praticamente, sì, tutti, sì, con sì, un bel distacco l'uno dall'altro, non adesso. Esatto, sì. Tranne Fabri di Franco che sono attaccati, perché a quanto pare Marino ha sorpassato di Franco. Sì, sì, nuovamente. Perché era dietro prima, mi sembra. Sì, dimostrando che ne ha, però... Ah, dai, dai, su Marino. Problemi di Franco però, perché ho visto che è andato molto largo, sembrava quasi che non gli curvasse la macchina. Sì. Sì. E dietro a De Rosa che sta andando a doppiarlo. Non avrà trovato il giusto setup, purtroppo, sembrerebbe. Intanto De Rosa non si ferma ancora. È l'unico allora che deve fare ancora il pit. Deve per forza farlo, ricordiamo che è obbligatorio. O Carmine forse ancora deve farlo. A quasi 40 secondi ormai sono con Naghi. Sì, dovrebbe essere tranquillo. Col pit stop. Sì, 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 sì. Bene.
attacca di nuovo senza vittoria adesso di Franco. Sì, ci ha preso un buon margine. Si è ripreso di nuovo il margine. Può riuscire ad andare a prendere anche la sala però, col ritmo che ha lui. Sì, sì, a sto punto sì, sono 9 secondi che li separano. Esatto. Sala, guardiamo, si deve effettuare pit ancora, no? Per me no, l'ha fatto. Fatto, è vero, perché... sì, per me manca solo Gerusa. Sì, che... no, non so cosa aspetta a fermarsi. Allora, invece sono 24 giri. E ne manca ancora qualcuno. Sono più o meno in metà adesso. Mancheranno 15 giri. No, su una quarantina saranno, perché un minuto e mezzo. Sì, sì, poco più. O forse meno di 40. Marino guadagna un altro secondo sulla sala, eh. Porta almeno in 6 secondi Marino sulla sala. Vediamo. E deve mica stare tanto tranquillo la sala, perché sta venendo su forte Marino. A meno che non sbagli, faccia un grosso errore, secondo me riesce ad andare a prenderlo. Ce lo stai cacciando? Voglio vedere se funziona anche con lui. Devi farlo al contrario, perché hai parlato bene di Federico. Gerosa dietro a Marino, però vabbè, deve fare ancora il pit stop. Vediamo se lo farà in questo giro. Finalmente, finalmente. Il tempo di una birretta e riparte adesso. Ultima parte di gara, quella delle soft. Vedi come gira. Hai visto? Cane, l'ho tirata davvero meglio che sto zitto io, però, eh. Tirato di nuovo, sempre sulla prima curva, prima serie di curve. Maledetta che... perché ne ha tantissimi ma non riesce a... Sì, non riesce a essere costante, ecco. Dopo vale anche perché, sai, se vuoi mettere l'impegno e continuare a dare il 100% per recuperare, l'errore è sempre dietro l'angolo, quando sei al limite. Controllo della sua vettura, e questo è un bel aiuto. Esatto. Beh, da 39 secondi che vantaggio sulla seconda posizione, che è del Colnaghi. Intanto Padoni è staccato. Cosa succede? Niente. Se no dovevi aggiungere magari la sorgente del microfono. Anche la sorgente l'hai già aggiunta, quella sorgente audio. Sì,
Mannaggia. E intanto Gerosa lì tranquillo, tranquillo. Ormai a più di 16 secondi con Nagy. Cadoni molto distanziato, quindi penso che tenti di portare a casa almeno il terzo gradino del podio. E De Maggio, De Maggio è in settima posizione, De Maggio, eh? Sì. Esatto, riesce a portarlo a casa a qualche punto. Finale, anche se oramai manca solo una gara dopo di questa, per cui i giochi sono praticamente già fatti. Esatto, esatto, a meno che non ci siano colpi di scena. Sì, esatto. Su Cadoni dovrà anche... C'è Di Franco su Fabri, forse. Esatto, esatto. Vuole la quinta posizione Di Franco. Sta aspettando qualche mio commento, dici? No, mi sembra in crisi di gomme perché boh, lo vedo un po' come senza controllo della macchina. Sì, ma tanto sottosterzo e... vedi anche qua come è andato lungo. Di combattere con Fabrici. Tutta la gara in rimonta anche per lui, perché sì. Beh, circuito può sembrare facile, ma non è così. Anche perché c'entra vicino i muretti, poi alcuni cordoli sono anche abbastanza alti, diciamo, ti scompongono la macchina. Sì, ha un po' di tutto, diciamo, tranne sì. Curve veloci, che è una pista abbastanza scompongiata. Curve abbastanza lente da grosse frenate. Non ci sono curvoni veloci di percorrenza, per cui... giusto i curvoni, poi ci sono dei molto alti che ti costringono sì. Magari a fare una scelta un po' più morbida. Esatto, una macchina un po' più alta. Fuji, anche lì c'è un rettilineo lunghissimissimo proprio. Esatto. Storiche con tante... Anche il WEC lì, sì. Ah.
un po' di correzioni per Colnaghi. Siamo a 30 giri adesso, giusto? Gelosa saldamente al comando, si è aumentato quasi 23 secondi su Colnaghi, preso anche dopo il pit che era di 15 secondi, adesso è andato a 20 minuti, ha fatto anche il suo giro più veloce in 1:32.720. Esatto. Un'ora come sempre il tempo di questo. Un'ora più un giro. Esatto. Cadoni è sempre terzo, sì. Sì, sì. Gran vantaggio anche sulla sala. Sì, ha perso terreno su Colnaghi. Sì, è sempre sul podio. Con la sua piovra. Qualcosa di meno impegnativo, diciamo, dai, un po' più leggero. E dopo che campionati si riprenderà a settembre. Esattamente, esatto. Doppiato fino al quinto, Gerosa ha doppiato, eh. Marino rimane in sesta posizione, saldo. Sì. Dopo non vedo i distacchi degli altri, anche De Maggio. Settima posizione. Di Davis. Trentaduesimo giro. Allora dai, tutto sommato sono ancora 11 in pista. No, 10 adesso, 10. Le due sono i pit. Esatto. Sì. Sì.
ha preso anche vantaggio su Di Maggio. Sì. Sta andando David, sta andando. Guardiamo se si incaronisce un po' Di Maggio. Guardiamo se lo farà passare o no. Sì, un pilota corretto. Sì, tutti i piloti, dai, dire che sono corretti, ecco. Dopo sì, l'errore ci sta sempre, un po' per una foga, un po' per uno. Però sono abbastanza corretti. Ormai Cadoni negli scarichi di maggio lascia la strada per... sì, è vero, è vero. No, però dai, lo lascia stare. Esatto. Un po' lontano, però mancheranno ancora 5-6 giri, no, 5 dai, 4-5. Ha preso tanta strada, David. Cioè. In questo momento in ultima posizione, adesso sta per essere ridoppiato. Sì, a parte che di solito anche nei doppiaggi non li tenta in qualsiasi situazione, ma piuttosto aspetta e fa doppiaggi sicuri. Però De Maggio mi sembra che sta recuperando qualcosina, Sì, probabilmente si è risvegliato. Mi sembrava un po' più vicino rispetto a prima. Va largo. Largo, larghissimo, sì, David. Guardiamo se ce la fa De Maggio. Ma qua è difficile sorpassare. Ci mancano ancora oltre questo, altri. Con Naghi in seconda, sempre bello saldo. Variato rimane con sì. Gerosa al comando, seguito da con Naghi e da Chiadoni. Poggio abbiamo il gol a sala. 36esimo giro. Quinta posizione di Franco.
che è inseguito da Marino, e quello dietro ha attaccato Marino, no. Sì. Esatto, che facilmente si sono mescolati anche le macchine. Non si capisce più chi di una cosa. Sì, sì, sì. Mi stai dicendo, sono qua, sono tornato. Ha come guida cattivo Fabio, proprio l'attacco, guarda qua che staccatori che fa. Adesso di Franco, eh, ha abbastanza di sorpassi da parte sua. Esatto, esatto. però all'interno non no, riesce a tenere la posizione di Franco. Esatto, esatto. E ci riprende la posizione su Franco. Guardiamo, guardiamo. Vicinissimo, vicinissimo di Franco. È uscito abbastanza bene. Molto veloce qua Marino. Sì, è molto, ha fatto un'entrata proprio tardiva rispetto al Franco. Avanti adesso perché due giri mancano. Era partito a bomba proprio la prima gara. C'è stato anche uno zero punti nell'ultima gara, quella di Road Atlanta, bellissima tappa. Sì, esatto, esatto. Molto sfortunata come tappa perché ha visto proprio finire la gara soltanto una manciata di piloti. Sì, c'è stata una moria di piloti impressionante. Esatto, io vedo un po' di lag adesso. Ha perso il terreno, De Maggio, su di lui, deve essere successo qualcosa ancora. Molto vicino, fari accesi per De Maggio. Esatto, esatto. Sta cercando in tutti i modi di andare a prendersi quella settima posizione. Esatto. Sì, sta arrivando su tutti, eh. Sì,
forza. Adesso Gerosa, stiamo un attimo. Ma ha già finito Gerosa allora. Ah. Ottima gara per lui, allora andiamo a vedere anche Colnaghi. Colnaghi secondo. Cadoni in questo momento. Cadoni adesso. Tutto italiano. Era tanto che volevo dirlo. Questa frase. Andiamo adesso a arrivare Ugo alla sala. Ultimo rettilineo prima della chicane e poi il traguardo anche per lui. È in lotta ancora? Ah no, è sempre fuori. Ah, ma anche De Maggio gli ha fatto compagnia però. E per me gli ha ritornato la botta, sì, eh. Sì, sì. Però è davanti, quindi gliela fatta. Eh sì, è vero, perché è quinto De Maggio e sesto De. E settimo Brera. Come mai? Perché sono già sconnessi. Ah, ho capito, certo, sono già usciti. Le posizioni precise. Certo. Beh, dai, che dire, comunque è stata una bella gara, dai. Sì, a parte l'incidente all'inizio, però la gara è andata bene, dai, è filato liscio, un po' di errori, un po' di fuori pista, ma ci stanno. Benissimo. Ecco Mauro, allora. Niente, direi che adesso la diretta è finita e ci ritroviamo col prossimo appuntamento al Fuji, che sarà anche l'ultimo, e vedremo chi porterà a casa la coppa. Virtuale, né? Mi raccomando, sempre virtuale. Ok, adesso vi saluto tutti e vi faccio un augurio per la prossima gara e andiamo con la sigla.